like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard. Ciao! Allora, oggi vi faccio una bella review Essence, review haul, o meglio. Ho fatto un salto, ho fatto una capatina ai due stand Essence che si trovano nella mia città, Mariano e OVS, e vi dico che cosa ho preso. Ho preso un po' di cosine. Allora, per chi è della mia città, quindi Foggia, Mariano aveva lo stand pieno con tutti i nuovi prodotti Essence. Non aveva però il kit per fare le unghie effetto gel, che però lo Studio Nails, che però ha OVS, e invece non ha praticamente nessun prodotto nuovo, ma ha ancora lo stand con i vecchi prodotti. Allora, appunto, sono andata all'OVS e ho acquistato lo Studio Nails, che è quindi quel kit che si compone di 6 prodotti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 prodottini per fare una specie di, per fare la French con effetto gel. Ovviamente appena lo proverò vi dirò tutto, casomai vi farò un video apposito. Ho già tolto lo smalto che avevo e quindi conto di farlo subito dopo questa registrazione di video. Il kit costa 10,99€. Poi invece, sempre all'OVS ho preso l'altro Woom Boom, l'altro lucida labbra della collezione Woom Boom. Ce n'è ancora qualcuno, e io avevo il Royce Red e ho preso questo qui, che è il Muse Marilyn, che si presenta blu e poi diventa leggermente rosato. E già che mi trovo, vi voglio far vedere come diventa. Questo è l'effetto finale. Sinceramente mi piace molto di più il numero 2 Royce Red, perché fa le labbra a me molto più scure. Mi viene da grattare il naso. Alla fine sul cartoncino praticamente fa vedere che sono praticamente gli stessi colori, però è molto meglio questo qui secondo me, perché almeno a me scurisce molto di più le labbra e le fa molto più fucsia. Comunque è sempre carino l'effetto, ed è praticamente da tutti i giorni, un colore da tutti i giorni. Quell'altro è un po' più fucsia, quindi magari per la mattina. Io lo utilizzo tranquillamente la mattina, però magari non tutte vogliono le labbra fucsia. Poi, allora, questo gloss l'ho pagato 2,49€. Iniziamo invece con le cosine della nuova collezione permanente. Ho preso prima di tutto, e non pensavo di trovarli, i pennelli. Quindi ho preso lo smokey eye brush e il gel eyeliner brush. Sono morbidissimi, vi faccio vedere praticamente lo smokey brush è piccino, è praticamente piccino quanto la mia faccia. Bello, scritta Essence viola, setole viola, morbidissime, ed è praticamente uguale, adesso si è un po' sformato nella bustina, ma è praticamente uguale al contour brush di Elf, e ve lo voglio far vedere vicino. Questo è il contour brush di Elf e questo è lo smokey eye brush di Essence. Sono praticamente identici. Questo è appena appena sformato, quindi è appena appena più aperto, ma un po' più piccino, ma sono identici. Questo, avendo le setole meno compatte rispetto a questo, quindi permetterà sicuramente di sfumare meglio l'ombretto. Comunque è molto molto simile.
al contour brush di Elf. Poi ho preso appunto sì, l'eyeliner. L'eyeliner, il brush, il pennello per applicare l'eyeliner in gel che però non vuole uscire dalla confezione. Molto carine queste bustine e il pennello è anch'esso piccino, sottilissimo. Molto utile questo metro di misura alla mia faccia ed è compatto. Il giusto, setole morbide, sottilissimo, è ancora più sottile del pennello da eyeliner di Elf, che se solo riuscissi a trovare, vediamo, sta da queste parti sicuro. Allora, vi faccio, già che ci troviamo, vi faccio vedere la differenza con lo Small Angle Brush di Elf. A parte le setole che è più grande ed è anche appena appena più sottile. Io non so se voi riuscite a vederlo, ma vi assicuro che le setole sono appena appena più sottili dello Small Angle Brush di Elf e mi piace proprio tanto. Cavolo, non l'avrei mai detto. Non vedo l'ora di provarlo. E poi, cosa che non avrei mai creduto di trovare, perché non l'ho mai trovato, il Powder and Blush Brush di Elf, di Essence. Questo con appunto le setole bianche e rosa, che non si trovava mai. Ed è fantastico, lo conoscete, piccino. Ottimo, da ancora più piccolo della mia mano. Wow! Ottimo, da portare in viaggio. È carinissimo. Vi scriverò i prezzi, da qualche parte nelle nuvolette perché adesso non mi trovo lo scontrino. Poi, allora, ho preso 4 matite occhi. Allora, ho preso le matite occhi della linea Metallic perché le long lasting ho visto che hanno aggiunto un solo colore, un verde bosco, molto bello che avrei voluto prendere e non so perché non ho preso. Comunque, ho preso queste 4 matite, le ho prese tutte tranne la matita nera. Sono queste qui e vi faccio immediatamente lo swatch perché sono soddisfattissima di queste matite. Allora ho preso la 02 White Divine, che è questo bianco perlato. Vi faccio uno swatch piuttosto grande, sono morbide. Ed ecco il bianco, vedete? Poi ho preso la numero 3 Iron Goddess, che è questa dorata. Io ho quella di Kiko, ma è piuttosto dura, invece questa è morbidissima. Ecco, quella dorata. Poi ho preso questa blu, che mi sembrava un blu piuttosto elettrico, e siccome io ho quella di Essence blu notte, l'ho voluta prendere. Questa è la 05 Heavy Metal. Ecco qui il colore. Molto brillante, un blu quasi elettrico. Ho preso questa verde che è la 06 Green Day. Fantastico solo il nome. Bellissimo questo verde, non ce l'avevo e io adoro un sacco le matite colorate. Ce le ho di tutti i colori. Questo verde, molto bello e brillante. E poi ho preso questa viola, la 04 L'Electric. Vedete che viola fantastico, ricorda appena appena la matita 09 di Wet n Wild che adesso vi faccio vedere. Allora, vi faccio il confronto con la Kajal Eyeliner di Wet n Wild. È un viola diverso, appena appena più scuro,
anche qui è molto simile all'effetto metallico, anche se questa non la supera nessuno, secondo me. Ecco il viola della Wet n Wild ed ecco il viola di Essence. E comunque non è scurissimo, come viola. Poi la numero 101, che è quella dorata di Kiko, che è molto meno pigmentata. Ecco qui, quella dorata di Kiko. E poi la 107, sempre di Kiko, ve la faccio vedere sotto a quella verde di Essence. Ecco questa di Kiko e questa è quella di Essence. E questo verde in effetti è molto simile, se non un punto più chiaro, appena appena. Però queste sono più dure. Appena le provo, vi faccio sapere. Anzi, provo questa blu, anche come scrive nella rima interna questa blu. E scrive abbastanza, devo dire. Non tantissimo, nel senso che io ho una matita blu della Naio Leali, della Naio Leali che praticamente scrive un sacco nella rima interna, però almeno comunque si nota che abbiamo applicato la matita blu. E mi piacciono comunque, le ritengo promosse come matite occhi. Poi ho preso una matita labbra, l'ho preso la 01 Soft Rose, questa qui. E non so se è della linea nuova perché hanno aggiunto dei colori nuovi. A me comunque serviva una matita rosa chiara. Comunque, questa qui ho preso un rossetto. E io bramavo il numero 52 in the nude, che mi sembra abbia utilizzato Giuliana Makeup Delight in un tutorial. Ed è cremosissimo. L'ho già provato. Questo è il colore. Vabbè, questa sapete che è la quantità dei rossettini Essence. Ve la metto vicino alla matita. E questo è il colore. Molto, ma molto bello. E devo dire che, a parte che, vabbè, io adesso sono bianca cadaverica e ho la luce sparata in faccia, è molto cremoso, abbastanza coprente, devo dire. Non l'immaginavo. E vabbè, il solito odore gradevole dei rossettini di Essence, e anche questo promosso il numero 52. Poi ho preso 4 dei 6 nuovi gloss. Li avrei presi tutti, ma due colori diciamo che li avevo già. Ecco, ho preso questi 4 e sono praticamente questi qui. Questo e questo e questo e porca la vacca. E allora, il primo colore è sono gli Stay With Me Long Lasting Gloss, colore pieno per labbra ultra brillanti. Allora, il Bury Me 06, che è questo qui. E adesso ve li faccio vedere indossati perché sono una cosa fantastica. È lo 06 Bury Me ed è fantastico. Sembra più scuro visto dal di fuori, sembra molto scuro, ma una volta aperto con la luce, non so se riuscite a vedere il colore. È praticamente il primo, eccolo. Poi passiamo allo 05 I Like Cotton Candy, che è questo qui e sarebbe il secondo, eccolo. Hanno praticamente lo stesso odore dei gloss della linea Woom Boom e anche la stessa consistenza, quindi durano tanto e l'odore è abbastanza gradevole. Questo è il colore.
Ecco la differenza con il mio colore di labbra, vedete? Questo è l'effetto finale. È davvero carino questo gloss. E questo è lo 05 I Like Cotton Candy. Vi volevo far vedere l'applicatore perché, se avete notato, non è il normale applicatore dei gloss Essence. Vedete? Ha la forma di una specie di otto. Ed è flessibile ed è comodo per applicare questo tipo di gloss. Mi piace molto. Andiamo con l'altro, che è il numero 3, Candy Car. Ed è questo colore qui, un po' neon, molto bello. Vedete quant'è bello questo colore? Fantastico. È davvero bellissimo questo gloss che si abbina a un rossetto che io ho di Wet n Wild. Davvero, davvero bello. Mi piace tanto questo colore e questo è lo 03 Candy Car. L'ultimo colore invece è il Trendsetter, è lo 04. E ve lo faccio vedere indossato. Ecco l'ultimo colore. Molto bello. Bellissimo. Sono tutti belli. C'era anche un rosso ed un color pesca. Sembrava questo qui, ma molto più pescato, ovviamente. Questo è il light candy della linea nude. Comunque dovete pensare a un gloss come questo, molto più pescato. Non so perché non l'ho preso. O meglio, non l'ho preso perché, essendo pescato, avevo paura che non mi stesse tanto bene. Comunque lo riprenderò, tanto oramai sono della linea permanente, quindi sono davvero felice di questi gloss perché sono confortevoli e non sono quella appiccicosità fastidiosa. Infine, ho preso un eyeliner della linea Glam Liner. E io ho preso quello dorato perché io avevo solo il crystal eyeliner e quindi volevo un eyeliner dorato normale. E vi ho fatto già lo swatch qui. Ho fatto questa girandola di colori. Comunque, vedete, potete fare da una riga più sottile a una più scura. Vediamo un po' come reagisce, se si schiarisce. Appena appena, comunque vi voglio far vedere il pennellino perché è molto bello, è molto particolare, è così, è praticamente conico e ha questa punta molto sottile che vi permette di fare una riga molto sottile anch'essa. Mi piace proprio tanto. Ci sono quattro colori, serie con quattro colorazioni e le avrei volute prendere tutte, ma volevo testarli prima. Infine ho preso due smaltini e ho preso due colori pastello che avevo già visto e che io ho perché ho fatto io degli smaltini degli stessi colori, però sono quasi finiti e sono tutti secchi, quindi li ho voluti comprare. Sono questi due, un azzurro cielo e un verde acqua. Allora, abbiamo il 73 Replay, molto bello, un verde acqua,
E poi abbiamo il numero 74, Fall for Me. Vedete? Queste sono le due colorazioni. Sembrano fantastici, colore pieno. Questo è l'azzurrino e questo è il verde acqua. Molto belli. Che dire di questi nuovi prodotti della linea permanente? Mi piacciono un sacco, dai pennelli alle matite, ai gloss Stay With Me e anche l'eyeliner mi piace, a prima vista mi piace un sacco. Gli smaltini sono troppo belli, ce n'erano di tutti i colori. Ci sono, ho visto anche gli smaltini con tutti i glitterini. Molto grossi, però ho visto che una passata di smalto ne lasciava un bel po', quindi sarebbero carini da prendere. E poi nulla, c'erano davvero tantissimi prodotti. Io però non volevo esagerare, tanto comunque essendo una linea permanente ci sarà possibilità di prendere qualche altra cosina nei mesi successivi. Spero di esservi stata utile. Un altro prodotto che io ho preso e che non ho mai provato, l'ho preso sotto suggerimento di Serena, a cui mando un bacio. Ho preso il trattamento professionale protezione dal calore di Frank Provost, ed è si chiama Expert Protection 180. Ha lo spray e serve appunto per proteggere i capelli quando si passa la piastra e dal phon. Qui c'è scritto facilita la piega, protettore dal calore, agisce per aiutare e proteggere dai danni dei ferri caldi. Permette anche un uso quotidiano. I vostri capelli saranno morbidi e facili da mettere in piega. C'era scritto 5,99, ma mi sembra di averlo pagato 6,99. Comunque vi farò sapere. Volevo salutare inoltre Ilaria che mentre stavo pagando alla cassa da Mariano mi è venuta a salutare. Ti mando un bacio grande e grazie ancora per essere passata a salutarmi. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo video. E mano a mano che proverò questi prodotti nei miei video vi farò sapere, anche perché di primo acchito mi sembrano tutti buoni. Bisogna testare la durata dei gloss e la durata delle matite. Si scrivono nella rima interna, anche se vi ho fatto già vedere che comunque quella blu scrive. E che dire, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!